all'ordine del giorno con la votazione degli emendamenti. Abbiamo acquisito il parere di regolarità, abbiamo acquisito tre pareri favorevoli e uno contrario. Adesso comunque li metto alla votazione, parere per parere. Allora, emendamento. Primo emendamento. Consiglieri del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, vista la proposta, propongono il seguente emendamento. Articolo 5. Definizione di ispettore ambientale volontario comunale, comma 2, aggiungere lettera F. Uso non autorizzato di diserbanti sul suolo pubblico. Chi è favorevole? Chi è favorevole? 9 voti favorevoli. Consiglio approva all'unanimità del presente. Secondo emendamento. All'articolo 7, requisiti per la nomina di ispettore ambientale volontario comunale, aggiungere lettera H, non avere rapporti lavorativi con la ditta appaltatrice operante nel territorio comunale per la gestione dei servizi di igiene ambientale, né altre situazioni dirette o indirette di conflittualità o incompatibilità. Chi è favorevole a questo emendamento? 9 voti favorevoli. Il Consiglio approva all'unanimità del presente. Terzo emendamento, articolo 7, requisiti per la nomina di ispettore ambientale volontario comunale, aggiungere lettera I, non aver subito condanne penali, anche non definitive, o sanzioni amministrative per violazione delle norme con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico, le relative all'attività faunistica, venatoria e ittica. Prete pure per questo terzo emendamento è favorevole. Chi è favorevole? 9 voti favorevoli. Il Consiglio approva all'unanimità del presente. Articolo 7. Emendamento sempre all'articolo 7. Requisiti per la nomina di ispettore ambientale volontario. Non avere procedimenti penali in corso. Parere tecnico e contrario. Chi è favorevole? 3 voti favorevoli. Chi è contrario? 6 voti contrari. Il Consiglio Comunale non approva. Avendo emendato il regolamento comunale per l'istituzione della figura di ispettore ambientale, avendo approvato gli emendamenti, passo alla votazione generale del regolamento comunale per l'istituzione della figura di ispettore ambientale volontario. Quindi siamo nella fase di votazione generale. Chi è favorevole? 6 voti favorevoli. Chi è contrario? 3 voti contrari. Chi si astiene? Nessuno. 6 voti favorevoli. Perché c'è un parere? Ma il procedimento penale perché non è concluso? Senza quello, non è articolo 58 del decreto legge 112 2008.
Premesso che il decreto legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, numero 133, all'articolo 58, rubricato ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regione, comune e altri enti locali, al comune prevede che per procedere al riordino, alla gestione, al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regione, provincia, comune e altri enti locali, nonché di società o enti a totale partecipazione, dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di governo individuo, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valutazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano dell'alienazione e valorizzazione immobiliare allegato al bilancio di previsione. Il comma 2 dello stesso articolo 58 del decreto legge appena citato prevede che l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile. Visto il conto del patrimonio allegato al rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017, approvato con deliberazione di questo Consiglio Comunale numero 41 del 7 novembre 2018, vista la documentazione esistente presso gli uffici comunali, vista la deliberazione di Giunta Comunale numero 16 del 28 febbraio 2019, avendo ad oggetto adozione schema piano di alienazione e valorizzazione immobiliare ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 112-2008, si propone, per le motivazioni illustrate in parte narrativa del presente atto, rendendosi integralmente riportate, di adottare il seguente piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari prevista dall'articolo 58 decreto legge 112 del 2008, convertito con legge 133 del 2008, Quindi si prevede, si propone a questo Consiglio Comunale le alienazioni dei terreni facenti parte scheda numero 1, terreno prospiciente strada pubblica coltivata ad uliveto, incontrata bruscamente. Si prevede l'alienazione del terreno scheda riportato nella scheda numero 2, terreno di natura argillosa, già adibito a discarica di smaltimento dei rifiuti, fortemente ripido, oggi incolto, località Racalmuto, contrato suffragi Oliva. Alienazione del terreno facente parte della scheda numero 3, terreno di varie colture, quale oliveto, seminativo, mandorleto, località Racalmuto, contrata Granci. Sempre per l'alienazione, parte coste case, facente parte della scheda numero 1. Fabbricato, censito in catasto al foglio 14, particella 1024, adibito a civile abitazione, comprende 10 appartamenti e magazzini. Tra i beni di cui il comune non sono strumentali, si certifica che non sono strumentali all'esercizio delle proprie funzioni. Si dà atto anche che la procedura di vendita del terreno è in atto, una procedura di vendita del terreno di cui alla scheda numero 3, particelle 47, 576 e 575. Questa è la procedura e questa è l'esplicazione del punto dell'ordine del giorno. Chi chiede di parlare? Nessuno chiede di parlare? Passiamo ai voti. Chi è favorevole? Sei voti favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? Sei favorevole. Tre astenuti. Il Consiglio Comunale approva. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Verifica qualitativa e quantitativa aree fabbricate da destinare alla residenza e dagli insediamenti e alle attività produttive anno 2019. Do lettura solo del dispositivo finale. Di dare atto integralmente le premesse, di dare atto che per il corrente anno 2019 in questo comune, ai sensi dell'articolo 172 del TUE, ad oggi non vi sono aree fabbricate da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie,
ai sensi delle leggi 167 del 62, 865 del 71 e numero 457 del 78, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e che quindi non si procede ad alcuna determinazione di prezzo di cessione per detti immobili. La proposta è stata depositata come tagli altri agli atti. Questa è l'esposizione del punto. Chi chiede di parlare? Nessuno chiede di parlare, si passa ai voti. Chi è favorevole? 6 voti favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? 6 voti favorevoli, 3 astenuti. Il Consiglio approva. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dichiaro conclusa la seduta.